Buongiorno e benvenuti. Oggi ho il piacere di condividere con voi la realizzazione di un modulino molto molto carino e piccolino e l'ho nominato Bloom. Allora, vi faccio vedere come si presenta. Questo qua l'ho realizzato come pendente, veramente carino, una volta indossato. Si presenta in questo modo. Questo è il dorso, non è difficile da realizzare e anche i materiali non sono molto speciali. E vi faccio vedere l'altro pendente. Allora, come vedete, a questi quattro angoli ci sono le super due che stanno formando un fiore. A me piace tantissimo. Poi vediamo, sì, questi come orecchini. Li volevo così, quadrati, ma poi se vi piacciono potete montarli anche così, come rombo, no? Mette la monachella qui. A me piacciono di più in questa maniera. Anche questi sono un blu più celeste. Poi questi. Come vedete, molto piccolini, hanno 2 centimetri, sì, 2 centimetri qualcosa, proprio piccolini, e in più sono leggerissimi, neanche si sentono all'orecchio. Dopodiché vi faccio vedere con il modulino, ho realizzato questo bracciale. E allora il bracciale, come vedete, è realizzato con un misto di super duo. I fiori sono un misto di colori, qualcuno ha due dello stesso colore, alcuni no, come questo, quattro colori diversi. Ed è anche un modo per smaltire le super duo, così quelle che rimangono a pezzi, come dire, a pezzi, a meno pezzi, ecco, che non mi veniva in mente. È veramente molto carino una volta indossato. Mi piace veramente tanto. È facile da allegare i modulini tra di loro. Io ho utilizzato, vi faccio vedere così lo vedete meglio. Qui c'è una 110 e ho inserito questa perla da 4. Vediamo se mette a fuoco. Allora, queste sono perle da 4 mm e mi sono agganciata questa 11 che sta vicino al bicono. Potete inserire anche una perla da 6 o da 8, non ha importanza. Volendo può essere anche come girocollo, basta che qui sotto inserite una perla più grande, allora diventa così, anzi, come dire, ecco, se qui è una piccola sotto più grande, allora diventa leggermente più arcuita. E può diventare una bellissima collana. E adesso vi faccio vedere invece questa.
colorazione sarà sempre un orecchino e ho inserito queste due colorazioni. Invece di quattro uguali saranno due fiori uguali tra di loro. È bellissimo anche, come vi ho fatto vedere qui, anche con quattro colori diversi. Vedete voi come vi piace di più. E adesso vi farò vedere i materiali necessari. I materiali necessari sono delle 11.0 in due colorazioni, come vedete. Due colorazioni diverse. La seconda, che verrà utilizzata nell'ultimo giro, può essere anche dalla Toho, quella non ha importanza. Invece le altre devono essere Miyuki. Poi delle 15.0, questa volta ho scelto queste qua. Dopodiché, per i fiori ho scelto queste colorazioni di Super Duo. Come dicevo, possono essere di più o anche un unico colore. Poi ci vuole un'altra colorazione di Super Duo. Ho scelto questo bianco perché lo utilizzo veramente poco e ci vuole per inizio di lavoro. È qui. Che praticamente è sul dorso e non si vede, e delle gem duo. Le gem duo le ho scelte bianche, queste si vedono nella lavorazione, come vedete il bianco qui in mezzo al fiore, e lì potete utilizzare che colore volete perché si vede, si nota. Poi perle da 4 mm, 4 mm, bicono da 4 e 3 mm. Ci vogliono veramente pochi. E poi io ho inserito questo fiore qui perché mi piaceva sia il colore che ma anche per avere un po' un aspetto diverso. Ma se non avete non solo questi fiori, anche altri fiori, quelli che voi avete in resina, in vetro, non ha importanza, anche più grandi, come vedete qui ho inserito questo che è molto più grande. Se non avete questi componenti a fiori, allora potete inserire una perla da 4 o da 6, vedete voi, o qualsiasi altra cosa, anche una farfallina, quello che vi piace di più. E poi ovviamente una monachella, un perno, quello che preferite. E allora iniziamo. Come filo un 0,15 da Fireline. E si inizia con prendere sul lago una gem duo e una super duo per 4 volte. Dopodiché bisogna chiudere a cerchio. Allora, questa sequenza. Chiudete a cerchio e fate un bel nodino. E allora ecco, ci troviamo così. Bisogna salire nel foro alto dalla Super Duo. E tra queste Super Duo dobbiamo inserire le altre Super Duo che abbiamo scelto come fiore. E io devo inserire una super duo di un colore, una super duo di un altro, e tirate sempre bene.
Stringete bene. E adesso l'ultima. Modo tirate sempre bene. A questo punto dobbiamo salire nel foro alto dalla super duo che abbiamo inserito per prima. Tra queste super duo adesso si va a inserire la perla da 4. Prendiamo prima una 15, perla da 4, 15 e ci colleghiamo con la prossima super duo, sempre foro alto. E si fa per tutto il giro. Dopo. Adesso, una volta finito il giro, uscite dalla super duo, scendiamo nel foro basso della super duo. Da qui passiamo dentro. Un attimo che non Bisogna tirare bene e da qui passiamo dentro in questa maniera per inserire il fiore. Prendo il fiore, con una 15 entro e passo dall'altra estremità, entro nella super do nel foro basso, così viene posizionata nel mezzo. Adesso si sale nuovamente nel foro alto. Finché usciamo dalla perla da 4. Qui abbiamo la super duo color turchese. Prendiamo una 11, una super duo, una 11 e ci colleghiamo con la gemma duo alto. La stessa cosa, una 11 super duo, una 11 e ci colleghiamo con la perla da 4, quella che segue. Adesso abbiamo quest'altra colorazione, prendiamo sempre 11 super duo 11, ci colleghiamo con la gem duo, la stessa cosa, e si fa per tutto il giro. Tirate sempre bene. Lo fate fino alla fine, ci vediamo dopo. E adesso, una volta finito il giro, usciti dalla perla, entriamo in questa 11 e nella super duo.
Prendiamo una 11.0 ed entriamo nel foro alto. Prendiamo una 15, un picono da 3 e una 15. Ci colleghiamo con questa Super Duo. Tirate bene. Prendiamo una 11. Un picono da 4, una 11. Ci colleghiamo con la Super Duo dall'altra parte della sinistra. Adesso rientriamo nella 15 picono appena inseriti, anche nella 15. Nella Super Duo dobbiamo ripassare tutto. 11 picono 11, entriamo anche nella 11 appena inserita e anche nella 11 che si trova vicino alla gem duo, in questi tre così. Adesso prendiamo una 15, due Super Duo del colore che abbiamo, turchese, e un'altra 15. E ci colleghiamo con questa 11.0. Prendiamo una 11. E andiamo nel foro alto. Prendiamo una 15, picono da 3, 15. Entriamo e ci colleghiamo con il foro alto dalla Super Duo di sinistra. Adesso invece abbiamo una 11, picono da 4, una 11. E ci colleghiamo con la Super Duo di destra. Fatica a mettere a fuoco, così come nel primo modulino. Entriamo nella 15 picono 15, usciamo dalla Super Duo. Prendiamo una 11. E ci colleghiamo con la 11 che si trova subito dopo. Adesso abbiamo una 15, due Super Duo del colore. Ci colleghiamo con la 11.0. Una 11, entriamo nel foro alto, quindici picono da 3, 15, ci colleghiamo con la Super Duo di sinistra e adesso dobbiamo inserire picono da 4, 11.
Bicono da 4, 11. Ci colleghiamo con la Super 2 di destra. Entriamo in tutte quante. Prendiamo una 11 e così via. E adesso si fa la stessa cosa per questi altri due modulini. Ci vediamo dopo. Allora, ho inserito l'ultimo gruppo delle Super Duo e qui tra queste due 11 c'è da inserire una 11-0 come fatto anche fino adesso. Ci colleghiamo con la 11 picono 11. Entriamo anche nella seconda 11 e da qui saltiamo, entriamo nella 15-0. E tirate bene. Prendiamo 3 15-0. Ed entriamo nel foro alto. Tra questi super duo dobbiamo inserire un bicono da 3. Altre 3 15-0 e ci colleghiamo con questa 15. Con la 15-0. Entriamo nella 11 che si trova nel mezzo e quella che si trova accanto al bicono. Entriamo nelle prossime due 11-0. E da qui entriamo nella 15. Ci prendiamo le 3 15. Un bicono. Altre 3 15. E ci colleghiamo con la 15. Entriamo nelle due 11, nel bicono. Nelle due 11 e nella 15.
E si inizia da capo 3. Il cono. Ci colleghiamo con la 15 e così via. Adesso ci rimane da fare il resto. E adesso non ci rimane che realizzare l'ultimo giro. Allora, uscite dalla 11 che si trova accanto all'epicono e prendiamo la 11.0 dell'altro colore. Questo. E ci colleghiamo con la seconda 15, 0. E dirate bene. Entriamo tutte quante. Usciamo dalla seconda 15. Prendiamo una 11.0 dell'altro colore, ci colleghiamo con la 11 e usciamo dalla 11. Un'altra. Ci colleghiamo con la seconda. E si fa per tutto il giro, anche questo. E non dimenticate di realizzare una nasolina per il perno oppure la monachella. Ecco, la facciamo adesso. Allora vediamo come. Allora sì, due. In questo modo. 2, 11, 3, 15, 0. Vediamo se. No, io li voglio speculari. Allora li faccio, no, così. Così, sì. Devo mettere qua il gancetto. Allora mi collego con una 11 perché li voglio speculari. Una 11. E prendo 2, 11, 3, 15, 0 e altre 2, 11. E questo sarà il gancetto. E la monachella. E poi continuate. In questo modo. Saranno speculari. Ci vediamo dopo. Ed eccoli finiti, veramente carini. Spero tanto piacciono anche a voi altrettanto. Faccio vedere il braccialetto. Di nuovo. Questi. Allora, questi sono i blu. Spero tanto che piacciono anche a voi. E
e che li realizzerete in tantissimi. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto. Ciao!